Ciao, bentrovati. Oggi preparo le olive ascolane. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare queste olive buonissime sono: per il ripieno, mezzo chilo di carne scelta mista, maiale e manzo, due belle coste di sedano, una carota, uno spicchio d'aglio e mezza cipolla per preparare il soffritto, per sfumare un mezzo bicchiere di vino bianco, noce moscata quanto basta, giusto una spolverata, sale e pepe quanto basta. Queste sono le olive ascolane che poi andremo ad aprire, a tagliare. Intanto prepariamo il soffritto. Taglio le verdure per il soffritto. Iniziamo a cuocere il soffritto. Aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva e accendo il fornello. Faccio andare un pochino il soffritto. Dopo aver fatto cuocere il soffritto di carota, sedano, cipolle e spicchio d'aglio, vado ad aggiungere la carne macinata mista e faccio rosolare per bene. Quando la carne ha iniziato a cuocere, sfumo con un bel bicchiere di vino bianco. Aggiungo anche sale e pepe. Lascio sfumare il vino e lascio cuocere un pochino ancora la carne. Mentre la carne cuoce, andiamo a preparare le olive. Con un coltello partiamo da un lato dell'oliva e andiamo a toccare il nocciolo e andiamo raso raso a tagliare a spirale fino ad arrivare alla fine. Cerchiamo di non rompere l'oliva. Per questa ricetta, se trovate le olive ascolane, è l'ideale, altrimenti nei supermercati trovate facilmente le olive giganti in salamoia e vanno bene comunque. La carne è quasi pronta, aggiungo anche la noce moscata, do una bella mescolata alla carne. Ora spengo il fornello e lascio raffreddare. Una volta che il ripieno non è più bollente, ho aggiunto 80 g di parmigiano reggiano grattugiato e un uovo. Ora vado a mescolare bene questi ingredienti, dopodiché porterò tutto nel frullatore. Il ripieno è pronto, adesso posso farcire le olive. Ne prendo una quantità grande quanto un'oliva, faccio una pallina. Prendo un'oliva e vado a farcirla. E la appoggio su un piatto. Inizio a impanare le mie olive ascolane. Ho messo in un piatto della farina quanto basta, un po' di uovo sbattuto in una ciotola e pan grattato. Prendo l'oliva ascolana, la tuffo prima nella farina, nell'uovo e nel pan grattato. La pano bene e la porto su un piatto. Ho messo a scaldare una pentola con dell'olio per friggere le mie olive ascolane. L'olio dovrebbe essere bello caldo e inizio a immergervi le olive.
le olive saranno belle dorate da tutti i lati e andiamo a colare e a portare su un piatto con carta assorbente. Andiamo avanti a cuocere tutte le olive ascolane. Dopo fritte, colate, ho impiattato le olive all'ascolana. Con questa dose di ripieno riesco a farcire mezzo chilo di olive. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Presto nuove ricette. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti e le dosi per realizzare a casa le vostre olive all'ascolana.